Roma ha bisogno di un rilancio. In questo momento la nostra città è in una situazione economica difficile, è piegata da una crisi lunga e profonda. Abbiamo bisogno come il pane di entrare dalla porta principale nella economia internazionale. In questo momento la città è ripiegata su se stessa, sui suoi problemi e sulle sue difficoltà. In fondo la fiera è uno strumento, non è un fine, è uno strumento che ha a disposizione le città per poter far vedere che cosa sanno fare e per poter attrarre l'attenzione del mondo sulle città. Oggi l'amministratore unico della fiera presenta tre importanti manifestazioni che sono manifestazioni che vanno in questo senso. Uno, la prima volta che l'economia iraniana si presenta in Europa dal periodo della rivoluzione. Sono 30 anni che questo grande paese manca sullo scenario internazionale. Ha scelto Roma per poter essere presente nella nostra economia e in Europa. Questo è avvenuto tramite un importante accordo fatto dal nostro governo con il presidente Renzi e le più altissime autorità iraniane. Il fatto che sia scelto Roma significa che Roma a livello internazionale ha ancora un grande appeal. La seconda grande manifestazione che verrà fatta in fiera è la Maker Faire. Voi sapete quanto è importante per Roma. Una manifestazione che è nata qui, voluta dalla Camera di Commercio, è cresciuta nel nostro mondo e che oggi rappresenta una vera e propria eccellenza europea nel campo dell'innovazione. Roma, da questo punto di vista, è capitale ormai da anni. Verrà fatta nella Fiera di Roma. Perché viene fatta in Fiera di Roma? Perché questa è una manifestazione che cresce. Quando le cose crescete hanno bisogno di spazi e la Fiera di Roma è un grande spazio a disposizione di tutte quelle manifestazioni, di tutte queste innovazioni di cui Roma ha bisogno. Verrà riconfermato anche questo importante congresso che avremo nel mese d'estate, nei mesi estivi, che anche questo riconferma quanto Roma sia attrattiva, soprattutto anche in termini congressuali. I grandi congressi con grandi persone, solo la Fiera di Roma è in grado di darla, perché lì ci sono gli spazi per poterlo fare. Ovviamente bisogna organizzarsi, bisogna essere attrattivi, ma tutte e tre queste grandi manifestazioni dimostrano che un'economia internazionale per Roma è possibile. Quindi cominciamo a parlare della Fiera di Roma anche in termini positivi come uno strumento fondamentale per lo sviluppo della nostra città. No, non abbiamo sentito il commissario Tronca, a questo punto attendiamo soltanto il responso del TAR relativamente a questa richiesta che come Camera di Commercio noi riteniamo legittima da parte di Investimenti relativamente alla risposta di un atto che Investimenti, la Fiera di Roma e in fondo la città aspetta da 10 anni.